là e ha risposto che sono meno dove stavano i piedi. Allora, questa è la lagrangiana, vado, sì, in forma in coordinate polari, che poi è equivalente a quella in coordinate cartesiane. O mista, questo è coordinate cartesiane, questo è coordinate polari. Adesso la riscrivo sopra per guadagnare spazio. Un mezzo m rho punto quadro più rho quadro fi punto quadro più g per m grande per m piccolo fratto rho. Nella dispensa trovate rho quadro, ma è un refuso, è un errore, poi lo correggo. Scritto bene? E cancello. Questa è la lagrangiana. D'altra parte, partendo dalla lagrangiana e applicando la simmetria cosiddetta di omogeneità del tempo, secondo la quale per un sistema fisico non conta io dove metto lo zero del mio cronometro, è convenzionale. Bene, applicando questa simmetria di nome omogeneità del tempo, si ricava che l'energia si conserva. L'energia del sistema, in questo caso, è energia cinetica più energia potenziale e ritrovate questa legge che al liceo, però, vi hanno fatto imparare. La somma di energia cinetica più energia potenziale si conserva, è costante, quindi T più U. Rispetto alla lagrangiana, che era T meno U, c'è giusto quel segno lì, ovvero questo. Per cui scriverò che l'energia è la lagrangiana con quel più che diventa meno. Quindi ho la lagrangiana e l'energia del pianeta. Questo è il punto di partenza. Quindi la lagrangiana era T meno U, l'energia è T più U, la differenza è il segno. Ve le ho messe tutte e due perché in certi casi useremo l'energia. L'energia è più comoda per lavorarci matematicamente della lagrangiana. In certi casi si preferisce l'energia, ma noi le abbiamo tutte e due a nostra disposizione, usiamo quello che ci serve al momento che ci serve. Detto questo, applichiamo l'equazione di Lagrange. Qui abbiamo due gradi di libertà, ovvero abbiamo due variabili, abbiamo ρ e abbiamo φ. Quindi le equazioni di Lagrange, di Eulero-Lagrange, sono due. Una per ρ, dove al posto di Q metterò ρ, e una per φ, dove al posto di Q metterò φ. Ovvero, la teoria, tutto l'impianto del lagrangiano, vero, si riassume in un'unica equazione che deriva dal principio di minimazione, unica simbolica, dove metto una variabile generica Q. Se in realtà le variabili sono di più, cioè i sistemi, si dice i gradi di libertà del sistema sono più di uno, avrò tante equazioni di Eulero-Lagrange quanti sono i gradi di libertà. Quindi nel nostro caso avrò un'equazione di Eulero-Lagrange per ρ e un'equazione di Eulero-Lagrange per φ. Al posto di Q metto ρ, al posto di Q metto φ. Quindi le equazioni del moto, come si muove il pianeta per soddisfare il principio di minimazione,
Le equazioni del moto devono soddisfare queste due equazioni, una per ρ e una per φ. Purtroppo non è una sola equazione perché i gradi di libertà sono due, quindi un'equazione ogni grado di libertà. Voi capite che se un sistema è formato da 1 miliardo di particelle, voi avreste ogni particella ha 3 gradi di libertà perché si muove nello spazio, avreste 3 miliardi di equazioni di Eulero-Lagrange. Ecco che per sistemi con molti gradi di libertà si abbandona l'impianto lagrangiano per passare all'impianto della cosiddetta fisica statistica, dove le variabili in gioco non sono più le variabili microscopiche, perché sono troppe, ma le variabili macroscopiche, pressione, volume, temperatura, variabili che in qualche modo fanno la media dei miliardi di miliardi di miliardi di gradi di libertà che stanno dentro. Ma, e lì è il bello, si fa finta di aver risolto quelle. E quindi si trovano, si deducono condizioni e conclusioni come se di fatto l'impianto lagrangiano e si dice hamiltoniano in termini di energia, vero? Effettivamente si applicano a così tanti gradi di libertà. Ma questa è un'altra storia, non vi ho mai parlato di fisica statistica, prima o poi lo dovrò fare, perché lì si apre un mondo sublime. È come non aprire quella porta, cioè come tu apri e subito nasce una foresta, una giungla, un mondo nuovo, semplicemente dicendo, e se fossero tanti, come faremmo? Non possiamo metterci a risolvere miliardi di queste equazioni, già che risolvere una sarebbe in ogni caso un problema enorme. Spesso quelle questioni lì sono questioni differenziali di secondo ordine, non si risolvono neanche, tanto sono difficili. Va bene, torniamo a noi. Adesso applico l'equazione di Euler-Lagrange per ρ e quindi mi devo calcolare delle de ρ punto e mi devo calcolare delle de ρ. Cioè devo fare la derivata parziale della lagrangiana rispetto a ρ punto e devo fare la derivata parziale della lagrangiana rispetto a ρ. Bene, facciamo. Rho punto è presente solo lì, quindi un mezzo m rho punto quadro che mi dà m rho punto. Si vedono i punti? No. Ah, ditelo, Ah, dire, che li faccio ci vediamo. diventare dei pallini. Questo è rho punto. E questo è Φ punto. Mentre ρ è presente qui e qui. Quindi viene mρ per Φ punto quadro. Fatto bene. Allora, rispetto a ρ, prendo in considerazione questo, ah, poi manca quello. Questo qui, quindi viene il 2 va giù, m rho fi punto quadro meno g m grande m piccolo su rho quadro, perché la derivata di questo termine qui rispetto a rho che è il denominatore mi va a rho quadro ma meno. Ripasso così si vede meglio. Ok, nell'equazione di Euler-Lagrange devo fare la derivata rispetto a tempo di questa. Quindi ottengo m rho due punti uguale a questa cosa qua. M rho φ punto quadro meno gmm fratto rho quadro.
Mi sono scordato un quadrato. Correggetemi, ragazzi. Cioè, nel fare la derivata rispetto al tempo di questa, che sarebbe questa, devo derivare solo ρ punto, per cui diventa ρ m ρ due punti. Ok? E poi uguaglio a semplicemente la derivata rispetto a ρ, a tutta questa cosa qui, copio e incollo. Poi ho m da tutte le parti, divido per m, piccolo. E ottengo, la scrivo qua, ρ due punti uguale, quello lo porto di là, a ρ φ punto quadro, meno g per m grande fratto ρ quadro. Questa è una equazione del moto. Brutta, orribile. Su questo non lavoreremo, perché è un'equazione differenziale del secondo ordine in ρ, ma c'è anche φ. Tutta questo denominatore inguardabile, non si risolve, neanche provarci, analiticamente, così. Si risolve, ma dobbiamo fare un gran giro passando dall'energia, però tanto la scriviamo. Adesso facciamo le equazioni di Euler e Lagrange rispetto a φ. Cancello. Posso? Cancello e faccio rispetto a φ. Quindi qui c'ho il punto e qui c'ho φ. E qui cancello. Rispetto a φ siamo più fortunati. Se guardate la lagrangiana, φ non c'è. E questa è una gran bella cosa, quando manca una variabile. Si chiama variabile ciclica, assume un valore, un significato speciale. Beh, intanto φ punto c'è però, è solo lì però. Vuol dire che adesso devo fare la derivata parziale rispetto a φ punto. Viene m ρ quadro φ punto. Sì. E la derivata parziale rispetto a φ, che non è presente, è 0. Quando avete una variabile ciclica, cioè la cui derivata, la derivata della lagrangiana della quale è 0, fate un salto di gioia. Perché? Perché adesso, andando a mettere qui dentro, devo fare la derivata rispetto al tempo di questa qui. La derivata rispetto al tempo di questa qui è d in dt di m ρ quadro φ punto uguale, quindi d in dt, cioè derivato rispetto al tempo, di dl dφ punto, che è questa, uguale a 0. E quando una derivata temporale è nulla, vuol dire che ciò di cui voi fate la derivata non cambia, è una costante. Rispetto a cosa? Rispetto al tempo. Allora vuol dire che m piccolo, la massa del pianeta, per ρ quadro, per φ punto, è uguale costante. Ho perso qualcosa? No, va bene. Cioè questo termine è costante. Il pianeta gira attorno alla stella, ma questa moltiplicazione di ρ e φ punto, ρ quadro, φ punto per la massa, rimane costante.
Questa costante la chiamiamo L maiuscolo, oh, da non confondersi con l'L del... Beh, il contesto, quella là è la lagrangiana, questa è una costante. Siccome in letteratura di solito si chiama L, in certi casi anche M maiuscolo, ma l'ho già usato per la massa, quella invece la uso ancora, quindi non posso. La chiamo costante, L. Fantastico. Abbiamo trovato che c'è una grandezza che si conserva. Il pianeta si muove, descrive la sua orbita, che è quella che è, però punto per punto, istante per istante, questo termine si conserva. Andiamo a vedere il significato fisico di quel termine lì. Beh, già ce lo possiamo un po' immaginare. Una roba che gira, per cui si conserva qualcosa, quel qualcosa che si conserva è il cosiddetto momento angolare. Quindi mi aspetto, se non casco per terra, che questo sia il momento angolare del pianeta attorno al Sole. Andiamo a vedere? Noi sappiamo come si calcola il momento angolare. Il momento angolare è la massa, è la quantità di moto, ci metto la freccina per dire che è un vettore, moltiplicato vettorialmente, no, prima ci devo mettere R, scusate la piccola dimenticanza, R, sì, sì, certo, sì, R vettor P, quindi chiamiamo L minuscolo vettore, il prodotto di Rho come vettore, il raggio vettore, moltiplicato vettorialmente per la quantità di moto. Questa è la definizione meccanica di momento angolare. È il cosiddetto momento della quantità di moto. È il momento della quantità di moto, ovvero momento angolare. I momenti sono i prodotti vettoriali dei bracci, cioè dei raggi vettori, con gli oggetti di cui fate il momento. C'è il momento della forza, quindi raggio vettore, prodotto vettoriale fra il raggio vettore e il vettore forza. Il momento della quantità di moto, quindi prodotto vettoriale fra il raggio vettore e la quantità di moto, e chi più ne ha più ne metta, di solito si usano questi e basta. Andiamo a calcolarcelo. Allora, qui cancello tutto perché in effetti le equazioni del moto le ho scritte qui. Come si muove il nostro pianeta e vado a calcolarmi il momento angolare e voglio vedere se veramente il momento angolare ha questo modulo come mi aspetto che sia. Dunque, prima di tutto deve trovare le componenti. Le componenti di questi vettori. Quindi, Rho è un vettore, il raggio vettore, che ha come componente x e y. Componente li indico come vettori colonna. X e y sono le componenti di questo vettore. Se volete ve lo enfatizzo. Mentre la quantità di moto P è la massa per la velocità, quantità di moto è la massa della velocità. La velocità è il vettore che ha per componenti x punto e y punto. Mi sono cancellato, allora, rho punto coseno di phi meno rho phi punto seno. Riscrivo le derivate di x e di y, rho punto seno di φ più rho φ punto coseno di φ, che mi servono. Adesso io faccio il prodotto vettoriale
fra questi due vettori qui. Vedete il prodotto vettoriale? Il prodotto vettoriale lo possiamo fare con il metodo del determinante, cioè mettiamo le componenti del vettore, del primo vettore, metto 0 come componente z, cioè siamo tutto sommato sempre nelle 3, quindi ho x, y e z, ma siccome il moto avviene sul piano x, y, z è 0, e quindi la terza componente è 0. La quantità di moto sarà m x punto m y punto 0, e questi sono i tre versori, come li faccio nella dispensa, come li ho chiamati, i jk, i tre versori, che sono tre vettori unitari che mi indicano gli assi. Quindi questo è il versore i, questo è il versore j e il versore k viene verso di voi, sono vettori unitari di lunghezza 1, i cosiddetti versori, che mi indicano il verso degli assi coordinati. Si fa così. Bene, a questo punto il prodotto vettoriale che si indica con questa per rho per p è dato da questo determinante. Questo determinante ha la fortuna di avere questi due termini nulli, quindi in pratica l'unico valore è questo minore, quindi avrò 0 nell'asse delle x, 0 nell'asse delle y e x, l'm lo metto davanti, m x y punto meno m x punto y. Allora, come ho fatto? Per questo mi diagonale. Sì. Solamente l'asse z viene movimentato, questi rimangono a 0. Perché? Se faccio il determinante di questa matrice 3x3, devo fare questo per questo per questo e ho x, m, y punto. Poi devo fare questo per 0 per questo 0. 0 per questo, la regola di Sarrus, 0. Poi all'incontrario, questo per questo per questo 0. Questo per questo per questo 0. Questo per questo per questo, cambiato di segno, meno mx punto y. Quindi questo vettore è... Però alzo le mani, mi mancava il prodotto vettoriale è fatto in termini di vettori, poi lo riprendiamo quando a settembre iniziamo con la matematica, diciamo, a go-go, quello, fra cui, bella matematica a go-go, fra cui anche un po' di calcolo vettoriale, teoria dei campi vettoriali, operatori differenziali vettoriali, teoremi di Gauss, di Stokes, e chi più ne ha più ne metta. Il bello di questo vettore è che è solo così. D'altra parte il momento angolare voi sapete che è perpendicolare al raggio vettore e alla quantità di moto, quindi sta funzionando. Sta funzionando. Adesso vado a sostituire questi qui dentro e vi risparmio i calcoli, viene 0, 0, m rho quadro fi punto. Questo schifessa è un uguale. Al posto di x punto ci mettete questo, al posto di y ci mettete questo, al posto di x punto ci mettete questo, al posto di y ci mettete quello, fate i conti e viene così. Provate a casa, adesso ci risparmiamo il calcolino. M rho quadro fi punto. Quindi M rho quadro fi punto è il modulo del momento angolare del pianeta che si conserva.
Delle tre leggi di Keplero, quella che parla che si conserva qualcosa è la seconda, in cui Keplero afferma che la velocità areolare è costante, cioè si conserva. Allora questa deve essere anche la velocità areolare. Se questa fosse la velocità areolare, avremmo dimostrato la seconda legge di Keplero come conseguenza della conservazione del momento angolare. Quindi la conservazione, la non variazione, la costanza della velocità areolare equivale alla conservazione della quantità, del momento della quantità moto, cioè del momento angolare. Comincio a mangiarmi le parole. Ops, stare tanto in piedi perdo i connotati, spero di non fare danni. Bene. Vediamo come si calcola la velocità areolare. Cancello tutto questo. Naturalmente Keplero non sapeva queste cose. Newton sì. Newton ricava che la velocità areolare è il momento angolare che si conserva non partendo da queste, ma partendo da F uguale a m per a, che sono il gradino subito sotto queste, e dalla legge di forza gravitazionale. Però qual è il nostro vantaggio? Che queste qui, se cambiate, valgono anche per Maxwell, per Einstein, per Schrödinger, per chiunque. Questo è il vantaggio. Velocità areolare. Prendiamo un pezzo di orbita del nostro pianeta. Questo è il Sole, supponiamo che il pianeta si muova così, questo è Rho, quest'angolino qui, prendo un'area infinitesima, voi sapete che per calcolare le velocità istantanee dovete prendere dei tratti corrispondenti a tempi piccoli. Beh, chiamo de phi, questo, de phi vuol dire un angolino stretto stretto, piccolo piccolo, infinitesimo. E calcolo l'area di questo triangolo mistilineo, facendo finta che questo sia un segmento. Questo archetto che è curvo, perché la traiettoria del pianeta è curvo, è un segmento, si avvicina a essere un segmento tanto più io stringo l'angolo. Perché voi sapete che non ha curva, per quanto curva sia, se io prendo un pezzettino corto corto, quello è rettilineo. Tende a essere rettilineo tanto più io mi avvicino. Questo è il concetto base di tutta la geometria differenziale. A questo punto, come faccio a calcolare l'area? Mi serve l'altezza, che è questa. L'altezza la calcolo sempre con la trigonometria, quindi è data da praticamente da Rho, perché questo qui è praticamente lungo quanto questo, perché più questo è stretto e più questi due lati diventano raggi uguali. Quindi questo qui è praticamente Rho, quindi circa Rho per il seno di de phi. Il cateto è uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto. Ma siccome de phi è piccolo, 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 praticamente è uguale a phi. Oh, scusate, ho scritto ancora seno. Cioè il seno di un angolo piccolo piccolo, visto che ci siamo, ripassiamo cos'è il seno, se io prendo un angolo qualunque, questo è il seno di quest'angolo, questo è il seno, questo bastoncino qui, la lunghezza di quel bastoncino, a parte il segno, è il seno di quest'angolo. Se io prendo l'angolo piccolo piccolo, il seno si confonde con l'arco.
E siccome l'arco si misura in radianti, quindi cioè l'angolo si misura in archi. Se l'angolo è piccolo, questa altezza coincide con l'arco. Quindi seno di x è circa x se l'angolo è piccolo. Difatti, il grafico della sinusoide nell'origine, a partire da angoli piccoli, si confonde con y uguale a x, mentre questo è y uguale seno di x. Per cui per angoli piccoli il seno di x e x si confondono, poi dopo si allontanano. Se volete fare uno sviluppo in serie di Taylor, vedete la stessa cosa, ve l'ho detto in tre modi diversi. Per cui il seno de phi, se de phi è piccolo, è uguale a ρ per de phi. Per de phi. Cioè a ρ per l'angolo. Il seno sparisce. Il seno di un angolo piccolo è uguale all'angolo. Quindi il seno di de phi è uguale a de phi. Bene, l'area, quest'area qui, di questo triangolo, sarà allora un'area infinitesima. Stretto stretto l'angolo sarà un mezzo per rho per de phi, cioè un mezzo rho quadro de phi. Base rho per altezza rho de phi diviso 2, rho per rho, rho quadro de phi per un mezzo. Questa è l'area infinitesima di questo triangolo infinitesimo. Come faccio a trovare la velocità areolare? Divido dA per dt. La velocità areolare, appunto, è dA su dt. È il valore dell'area infinitesima fratto il valore del tempo infinitesimo che ci vuole per andare da questo punto a questo punto infinitamente vicini. È come dire spazio fratto tempo, solo che stavolta è area fratto tempo, ma io posso fare anche velocità, inventare ogni tipo di velocità, basta che abbia un gradiente, una differenza rispetto, una derivata rispetto al tempo. Quindi devo dividere questo per dt. Se divido quello per dt viene un mezzo rho quadro fi punto. Perché d phi su dt è fi punto. E questo? Guarda un po'. È a parte un mezzo e a parte m. È il momento angolare, quindi la velocità areolare è proporzionale al momento angolare. Siccome il momento angolare del pianeta si conserva, vuol dire che la velocità areolare si conserva. E questa, purtroppo abbiamo beccato la seconda legge prima della prima. Però almeno l'abbiamo beccata. Vedete come le cose poi si aggiustano e si intrecciano e la velocità areolare che Keplero dedusse guardando le tavole di Tycho Brahe. Si accorse che ma come qui accelera, più vicino vai verso il Sole, più il pianeta va veloce, più lontano. Eh sì, perché se sono vicino al Sole, guardate un po' queste aree, io volevo fossero uguali, quest'area qui è uguale a quest'area qua,
velocità areolare costante vuol dire che qui deve andare più veloce, cioè deve fare più spazio in ugual tempo. Quindi il pianeta più vicino al Sole va più veloce che non più lontano. Velocità areolare vuol dire che quest'area diviso il tempo è uguale a quest'area diviso il tempo, il suo tempo. Ma siccome queste aree sono uguali, devono essere uguali anche i tempi. Ma qui in un ugual tempo fa uno spazio più lungo e quindi va più veloce. Bello così però. È stato bravo tutto bravo. Dico bravo che se non faceva quel lavorone lì, se non faceva quel lavorone lì era un po' un problema. Vabbè, se ne sarebbe accorto Newton, però così Newton dimostra con una teoria più elevata e fisica dinamica che le congetture cinematiche hanno rilevanza, portanza e valore come conseguenze di teorie fisiche. Quindi questa è una teoria di, è stata la prima teoria di unificazione che propone Newton. Unifica una marea di fenomeni, la mela che cade, la luna che gira attorno alla Terra, i pianeti che girano secondo regole ben precise, in un unico quadro semplicissimo, F uguale M per A e F uguale G per M fratto R quadro. Noi stiamo dimostrando le stesse cose partendo però da un principio sopra dal quale poi meravigliosamente partono anche tutte le altre branche della fisica teorica. Ora, per dimostrare le altre due leggi, la cosa si complica, soprattutto per dimostrare che l'ellisse scaturisce da queste qui. Cioè qui dentro ci sono orbite ellittiche, tirarle fuori da di qui non è la cosa migliore. Questa è troppo specialistica, queste questioni differenziali sono troppo difficili. Ciao Antonella, presto. Grazie. No, direi che a questo punto... No, dai, oggi no. Sì, non ce la facciamo far tutto però, entro... Non so, se vuole, chi vuole rimanere possiamo andare avanti. Ce la facciamo fino alla mezza. Adesso fino alla mezza riusciamo... Beh, facendo veloce. Ok, quindi Antonella, tanto lo rifaremo, ne riparleremo. Poi c'è sempre la dispensa. Ora, dicevo che di qui la cosa è complicata. Utilizziamo l'energia. L'energia spesso ci fornisce informazioni più semplici. Anche perché l'energia adesso non voglio essere troppo astratto, diciamo l'esperienza insegna che utilizzando l'energia spesso si ottengono informazioni più semplici e in modo più rapido. Ve ne accorgerete perché adesso, perché se no di qui entriamo in un calcolo veramente tecnico e spesso inefficace. Partiamo dall'energia allora. L'energia, questa qua, la possiamo vedere un po' meglio. Perché noi abbiamo questa conservazione qui. Vedete il ρ quadro φ punto? Vedete che il ρ quadro φ punto
che vado, se non voglio fare faccio degli errori. F.4 5.1 sì, ci sono, ci siamo. 5.1 Allora, da questa qui posso ricavare Fi punto e metterlo qui. In pratica, grazie alla conservazione del momento angolare, posso migliorare e semplificare le equazioni qua. Vi faccio vedere. Guardate l'energia, c'è ρ punto, ρ e Fi punto. Se noi Fi punto riusciamo a toglierlo dai piedi, noi abbiamo solo ρ e ρ punto dopo. La cosa prende un altro piede, un'altra consistenza, perché invece di avere a che fare con 3, ρ, ρ punto e Fi punto, abbiamo solo con ρ e ρ punto. E fra l'altro ρ e ρ punto sono ρ e la sua derivata temporale. Quindi in pratica c'è solo ρ fra i piedi. Da questa ricavo Fi punto. Fi punto sarà L grande fratto M piccolo per ρ quadro. Adesso questo lo vado a mettere qua e ottengo un mezzo m ρ punto quadro più L grande quadro fratto 2m ρ quadro meno g m grande m piccolo fratto ρ. Allora, cosa ho fatto? Ho moltiplicato questo per questo ed è qui. Adesso moltiplico questo per questo e sostituisco questo qui. Quindi al posto di Fi punto quadro devo mettere L quadro su M quadro ρ quarta. ρ quarta e ρ secondo si semplificano e rimane ρ secondo sotto. M quadro si semplifica con M, mi rimane un M sotto, il 2 rimane. E quindi questa è l'energia dove c'è solo ρ e ρ punto. L'energia la potete vedere addirittura composta di due parti. Una parte cinetica, dove c'è la velocità, e una parte non cinetica, dove non c'è la velocità. E questa parte qui la potete immaginare come una energia potenziale che viene chiamata efficace. Quindi vi trovate ancora T, energia cinetica, più U, solo che U non è più l'energia potenziale di Newton, ma è corretta da questo termine. Questa si chiama energia potenziale efficace. Scritta così, l'energia ci dà informazioni strabilianti su come avviene il moto. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questo termine lo inglobo in una funzione che chiamo UF. U efficace è L quadro su 2m ρ quadro meno gmmr su L. Contiene solo la coordinata ρ, coordinata polare ρ. La prima cosa che noto è che questo è un termine positivo. È ρ punto quadro, m positivo, la massa.
Quindi vuol dire che il moto avviene solo se questo è maggiore di 0. Anzi, perdono, di UF. Mi sono confuso. Se questo è positivo, mettiamo che sia 3, e questo è 10, beh, questo deve essere maggiore di questo, a prescindere, poi potrebbe essere anche negativo questo termine qui. Cioè, se io ho che E, scrivo qua, è uguale a un mezzo m rho quadro, rho punto quadro più UF, beh, posso scrivere E meno UF uguale un mezzo m rho punto quadro, che è positivo, è un quadrato. Il caso nullo lo lascio perdere perché, beh, potrebbe essere anche uguale, sì, rho punto uguale 0, velocità radiale nulla, può succedere. A questo punto vorrà dire che E meno UF è maggiore o uguale di 0, quindi E è maggiore o uguale di UF. L'energia deve essere maggiore o uguale dell'energia potenziale efficace, se no il moto non c'è. Qui non siamo in meccanica quantistica, che c'è anche quando non ci deve essere. Qui siamo in fisica classica, e se E, l'energia del pianeta, non è maggiore o uguale dell'energia efficace, potenziale efficace, il moto non c'è. Allora, andiamo a disegnare questa funzione. Disegniamo questa funzione qui, con un banale studio di funzione che si fa. Qui metto rho e qui naturalmente metto la U efficace. Questa funzione, adesso vi risparmio tutto il calcolo, è fatta così. Se voi andate a studiare questa, ve la riscrivo qua, UF uguale L quadro fratto 2M rho quadro meno M per G per M fratto rho. Se voi l'andate a disegnare, viene fuori una cosa sempre fatta così, qualunque sia il valore di m, di rho, di l, viene fatta così. Guardate che è asintotica. Allora, se l'energia del pianeta deve essere maggiore dell'energia efficace, vuol dire che, per esempio, se l'energia è positiva, se l'energia è un numero positivo, quando è che l'energia è maggiore di questa curva? Di qui in poi. Ci siete? Perché qua l'energia non è maggiore a UF, quindi E è maggiore di UF quando siamo qui. Vedete che questo è un moto aperto. Che cosa fa il pianeta? Viene dall'infinito, arriva lì e poi torna indietro. Viene dall'infinito, rho diminuisce, rho è la distanza, diminuisce fino a un valore minimo, che è questo, e poi ricomincia a crescere, rimbalza. Questo è un moto aperto, quello che vi dicevo prima, o sono parabole o sono iperboli. A noi interessano moti chiusi. Non mi interessa sapere che la Terra va all'infinito, la Terra gira attorno al Sole. Bene, i moti chiusi li avremo solo se l'energia è negativa. Mi dispiace per quelli della New Age, ma l'energia negativa è la normalità. Quindi l'energia deve essere negativa, ma negativa fino a un certo punto. La chiamo E min.
Quindi l'energia deve essere fra 0 ed e min, che si calcola studiando questa espressione qui, nel caso in cui L, M, N abbiano, M, N, grande e piccolo, abbiano certi valori. Volete sapere quanto vale quell'energia minima? Vale E min uguale, studiando la funzione, viene meno G al quadrato, M grande al quadrato, M piccolo al cubo, fratto 2 L alla seconda. Studiando quella funzione, ponendo la derivata rispetto a ρ uguale 0, si trova il minimo. Il minimo si ha quando l'energia è meno g grande quadro, m quadro grande, m piccolo cubo, fratto 2 L quadro. Quello è il valore minimo di energia possibile. Se l'energia è sotto quel valore, non c'è moto. Neanche aperto. Niente. Perché l'energia deve essere maggiore di UF, cioè ci deve essere un tratto, come in questo caso, per cui avrai che il moto avviene qui, fra Romin e Romax. Cioè il nostro pianeta, girando attorno al Sole, andrà da un Romin che si chiama perielio a un Romax che si chiama afelio. Straordinario. Come calcolo ρ min e ρ max? Sempre tramite il nostro studio di funzioni. ρ min, lo scrivo qua, ρ min è L quadro, quindi momento angolare al quadrato, fratto 2 g grande, m piccolo al quadrato. Ah, g grande è la costante di gravitazione universale che vale 6,67 per 10 alla meno 11 nel sistema internazionale, è una costante universale. Mentre ρ max no. Scusate, questo, ho fatto un errore, ormai gli occhi non mi funzionano più, questo valore qui lo chiamo, ρ segnato, che è questo, scusate, e che in verità non ci interessa, a me interessa questo, ρ min e ρ max. Non l'ho calcolato, chiedo scusa, ma vabbè, basta dare qui dentro, mettere la velocità rispetto a ρ, nulla, perché quando il nostro pianeta si avvicina al perielio, ok, il suo ρ diminuisce. Cioè diminuisce, arriva al perielio che è ρ min e poi comincia a crescere, in quell'istante lì ρ punto è nullo, cioè la velocità di ρ, la variazione di ρ rispetto al tempo, come arriva al punto più lontano o al punto più vicino, per un istante si inverte, è nulla. Quindi per trovare ρ min e ρ max basta che ponga qui 0, qui il valore di energia compreso fra questi due punti e risolva l'equazione. Adesso non l'ho fatto perché viene un numeraccio orrendo. Mentre ho calcolato facilmente ρ0. ρ0, che in realtà
sto facendo un po' di confusione, è questo, quindi questo qui non lo prendo neanche in considerazione, cancellate tutto il discorso di Rho segnato, non serve. Rho 0, che è questo qui, corrisponde al caso in cui l'energia è minima e il moto avviene fra due punti di Rho coincidenti. Rho è costante in una circonferenza, questo è il caso in cui il moto sia perfettamente circolare, perché mentre per questi valori dell'energia Rho va da un minimo a un massimo, quindi il pianeta si avvicina o si allontana dalla sua stella, se la circonferenza, se l'orbita fosse perfettamente circolare, il Rho sarebbe costante ed è esattamente in corrispondenza di questa energia qui. Per questa energia qui, che si chiama E-min, non c'è variazione di Rho. Il Rho è Rho 0 ed è costante e vale questo valore qui. Quindi queste sono le orbite... Vabbè. Scusate. Eccolo qua. Questo è il valore esatto. Non so più neanche leggere. Eccolo qua. Questo è Rho 0. Quello di prima era questo qua, ma non ci interessa, fa solo confusione. Questo è venuto male, pazienza. Comunque, nella dispensa è scritto chiaramente che Rho 0 è il valore corrispondente al moto perfettamente circolare uniforme. Quindi, nel caso io abbia un certo momento angolare, nel caso abbia una certa massa della stella, una certa massa del pianeta, una certa costante G che è fissa, faccio sto calcolo e trovo fra tutte le possibili orbite quella circolare. Quella circolare avviene con questo raggio. Se è chiaro, se aumento il momento angolare, il raggio aumenta. Più momento angolare ho e più l'orbita è larga. Quindi da questa semplice considerazione sull'energia potenziale efficace traggo conseguenze strategiche sulla tipologia dei vari moti alle varie energie. E questo è straordinario. Detto questo, siamo in grado di arrivare alla prima legge di Keplero. Questo studio di funzione si fa in quinta liceo, insomma. Sì, adesso si fa tutto. Ma io lo ricordo in terza, questi studi di funzione possibili. Nei modelli dovrebbe essere fine quarta. Voi Luca l'avete fatto in quarta, no? In quinta probabilmente. In quarta solo. I limiti, poi si inizia con le derivate perché devi usare le derivate, quindi diciamo a Natale della quinta. Sia in grado di fare quello, ma adesso anche a ragioneria in quarta si fa sta roba. Che fortuna. Sì, perché una volta si faceva matematica attuariale, invece adesso si fa analisi e in quinta si fa analisi 2. Funzione a due variabili. Ah, non scherzano mica adesso. Dicevamo, a questo punto, dopo questa digressione sulle tipologie del moto, siamo in grado di calcolare, di ricavare la prima legge di Keplero, cioè che i moti avvengono su delle ellissi. Avvengono sì, lungo delle ellissi. A questo punto dobbiamo ricordarci cos'è un'ellisse. Un'ellisse, questo sì che si fa in terza, centrata in coordinate cartesiane, non è venuta tanto bene, c'ha due fuochi, c'ha semiasse maggiore che normalmente si chiama A, semiasse minore B, la sista del fuoco si chiama C, prendo solo il fuoco di destra, quindi questo sarà meno B, questo sarà meno A e questo sarà meno C. Questa è l'ellisse che centrata, vero? Il centro dell'ellisse nel centro degli assi cartesiani. I fuochi
in posizione simmetrica rispetto all'origine sull'asse dell'X, cioè mi metto nella posizione più comoda. Questa si chiama ellisse canonica. La sua equazione è x quadro su a quadro più y quadro su b quadro uguale a 1. Prendo il caso in cui a è maggiore di b. O anche uguale, se volete. In questo caso, se a è uguale a b, l'ellisse diventa una circonferenza. Nell'altro caso, se a è minore di b, i fuochi sono sull'asse delle y, ma noi possiamo sempre fare una rotazione in modo da metterci nella situazione più comoda. Bene, il C, cioè l'assist del fuoco, fuoco di destra, è la radice quadrata di a quadro meno b quadro. Questo lo sappiamo dall'analisi della geometria analitica che si fa in terza sulle ellissi, e che la eccentricità di queste ellisse è uguale a C fratto A. Ecco, questo è solo quello che c'è da sapere sulle ellisse. Noi dobbiamo riuscire a dimostrare che qui dentro c'è quella roba lì. E la cosa non è semplice. Prima di tutto perché l'ellisse canonica ha il centro, ha gli assi coordinati nel centro, mentre a noi conviene avere gli assi coordinati centrati in un fuoco, perché nel Sole ci sta il fuoco. Cioè il Sole sta nel fuoco e nel Sole ci sta il fuoco. E che Rho, in effetti, è questo. Questo è Rho. Questo. Qui c'è il pianeta, la stella, e qui c'è il pianeta. Ok? E questo è Fi. Rho lo scrivo qua, e questo è Fi. Vi ricordate la situazione iniziale? Ah, è qui. Quindi adesso devo fare una trasformazione per passare, vero? Dalla situazione canonica alla situazione in cui, e qui avrò y', e qui avrò un altro asse x' nascosto qui sopra, in cui poi in pratica riecheggio la posizione iniziale. La trasformazione è semplice. È x uguale x' più c, y uguale y', per fortuna le coordinate y non cambiano, e x' è uguale rho cos fi, e y' uguale rho seno fi. Allora, se prendo il pianeta e lo proietto in giù, la x è uguale a c più x'. Cioè x' è la scissa rispetto al nuovo sistema. Lo faccio rosso. La posizione, quindi la scissa del pianeta rispetto al vecchio sistema, quindi x, va di qui a qui, che è c, perché questo è la scissa c, più x', ma x' è rho cos fi, quindi questo lo metto qui dentro. Mentre y', vedete, sono in situazione parallela, non cambiano. Cioè la y' è uguale alla y, sono sullo stesso livello. Quindi questo lo metto qui. Sostituendo questa qua che è la trasformazione fra le coordinate canoniche a quelle che mi servono, polari,
Quindi io adesso questa qui la sostituisco qua. Faccio tutti i bei suoi bei calcoloni. La cosa non è difficile, è laboriosa. Non ve la sto a fare. Ottenete il risultato che rho è uguale ad A per 1 meno E quadro, E l'eccentricità, fratto 1 più E coseno di Φ. Questa è l'equazione dell'ellisse in coordinate polari rispetto a un suo fuoco. A, che sarebbe il semiasse maggiore, per 1 meno l'eccentricità, 1 meno l'eccentricità al quadrato, l'eccentricità è C fratto A, C, assist del fuoco, fratto semiasse maggiore, al quadrato, fratto 1 più il E, che è sempre l'eccentricità, per il coseno di Φ. Come vedete è una funzione di Φ, rho funzione di Φ. È sparito x e y, ci sono solo le coordinate polari, che sono le coordinate che stanno qua. Ora, prendendo questa conservazione del momento angolare, prendendo, perché qui c'è Φ, prendendo l'energia, quindi prendendo questa, prendendo l'energia così, lavorando un po' con i differenziali, non è difficile in fondo, perché vedete la... Vero? Qui potete ricavare ρ punto, è una questione di secondo grado in ρ punto, quindi questa roba la portate di là, quindi trovate ρ punto uguale, un'espressione che contiene solo la ρ, ma ρ punto è del ρ su dt, quindi potete separare le ρ e dt, avere solo ρ e ρ da una parte e solo dt dall'altra, integrare e ottenere alla fine che, con tutta una serie di passaggi di raccordo e compagnia bella, che non vi sto a fare, data l'ora ci vorrebbe un'ora a mente fresca, però trovate tutto documentato, che qui dentro, qui in particolare, qui, c'è questa, con queste posizioni, L, anzi, pardon, parto di qua. Il semiasse A piccolo è meno G M grande M piccolo fratto 2E. Quindi, conoscendo la costante di gravitazione universale, conoscendo la massa del Sole, conoscendo la massa della Terra e l'energia della Terra che sta girando, trovate il semiasse maggiore dell'orbita. Il semiasse maggiore, attenzione, è tutto l'asse diviso 2. Quindi è questo. Qui c'è il Sole. Qui c'è la Terra. Semiasse maggiore rispetto al centro. L'eccentricità è 1 fratto g grande m piccolo radice quadrata, dentro c'è g grande al quadrato m piccolo al cubo più 2 e grande l quadro fratto m. Guardate un po' come si calcola l'eccentricità. Conosco la massa del Sole, la massa della Terra, la costante di gravitazione universale, l'energia della Terra,
faccio sto calcolino e trovo quant'è eccentrica l'orbita, cioè quanto è schiacciata l'orbita della Terra attorno al Sole. Tutto imponendo che di qui venga fuori questa. Cioè, confrontando questa con quello che si può ricavare da queste e da queste. Il calcolo è banale, è laboriosissimo, vi do il risultato. Quindi abbiamo confermato la prima legge di Keplero in modo indiretto, cioè abbiamo visto che questa, che derivano dall'impostazione lagrangiana, contengono l'ellisse se valgono queste posizioni qui. L'ultima posizione è che B, il semiasse minore, questo è A e questo è B, è L grande fratto radice quadrata di meno 2m per E. Voi direte, ma come fa una radice a contenere un meno? Ma l'energia è negativa, ricordatevi. Il moto chiuso ce l'ho con energia negativa, quindi questo non è un numero immaginario, è un numero reale. Quindi il semiasse minore è il momento angolare fratto questa radice quadrata qui, dove c'è la massa della Terra, non c'è, stranamente, la massa del Sole. Mentre qui sì. È bello indagare perché nel semiasse maggiore c'è anche la massa, dentro nel calcolo c'è anche la massa del Sole, nel semiasse minore no. E abbiamo quindi dimostrato, la pezza d'appoggio è qui, che l'impostazione lagrangiana, quindi il principio di minimazione, include le orbite e solo, perché se no non funziona, le orbite ellittiche nel caso in cui l'energia sia negativa, se no le orbite sono aperte. Ah, beh, facciamo tempo a fare anche il terzo. Il terzo è brevissimo. Siete ancora vivi? Vogliamo fare un minuto che vado un attimo, di relax? Ok. La seconda legge è venuta proprio naturalmente come conseguenza analogo alla conservazione del momento della quadratura di Mott, cioè del momento angolare. La prima legge è tosta, noiosa da dimostrare, complicata, però piuttosto lineare come ragionamento. Adesso non vi ho fatto vedere i trucchi principali della cosa, comunque niente di che. La terza è molto breve. Allora, beh, dobbiamo partire da un dato che ci viene dalla geometria analitica, l'area dell'ellisse. L'area dell'ellisse. Allora. L'area dell'ellisse, come la chiamiamo? S, area, S, superficie. Se l'area del cerchio è pi greco r quadro, l'area dell'ellisse sarà pi greco a per b. Nel caso in cui l'ellisse è un cerchio, a e b sono uguali, lo chiamo r pi greco r per r, cioè pi greco r quadro. Quindi quella formula generalizza l'area del cerchio nel caso in cui il cerchio sia nell'ellisse. La dimostrazione di questa la faremo in ottobre o novembre, non so quando faremo gli integrali di superficie. E allora, fra i vari esempi, questo è un classico. Mentre il momento angolare ce l'abbiamo qui. E la velocità areolare
la scrivo qua sotto, l'avevamo prima, appunto uguale un mezzo rho quadro fi punto quadrato. Beh, se la velocità reolare è costante, io misuro l'area di tutta l'orbita e lo divido per il tempo impiegato a percorrerla. Il tempo impiegato a percorrere tutta l'orbita è l'anno, cioè il tempo di rivoluzione, è il periodo del moto, che per la Terra si chiama anno, 365 giorni, virgola. Quindi la velocità reolare è tutta l'area dell'ellisse fratto il periodo impiegato a compiere l'intera orbita. Bene. Se adesso cancello qui che questo non mi serve più. Se adesso do un'occhiata un attimo a questa, c'ho rho quadro e fi punto quadro che corrispondono a questi qui, il medesimo. Quindi rho quadro e fi punto quadro è uguale a L fratto M. Quindi appunto, lo riscrivo sopra, è uguale a un mezzo L fratto M. Sì, è il momento angolare. Cioè, confrontando questa, che è la velocità reolare calcolata prima col triangolo mistilineo, e questo, che è la conservazione del momento angolare che deriva dalle equazioni di Lagrange applicato facendo le equazioni del moto quassù, sulla variabile ciclica, viene fuori che questa è appunto la velocità angolare e questo è L. Confrontando le due cose, appunto è un mezzo per rho quadro fi punto quadro, ma c'è un quadrato di troppo. Eccola. Scusate. Quindi ci siamo. Vuol dire che confrontando questo con questo, appunto è un mezzo per rho quadro fi punto. Rho quadro fi punto è L fratto M, quindi quella. Bene. Quindi qua vado a scrivere L fratto 2M. Ci siamo. Al posto di S cosa ci metto? Pi greco A per B, T è il periodo e qui viene L fratto 2M. Ma B, l'avevamo calcolato prima, lo riscrivo, era L grande fratto la radice quadrata di meno 2. M per E, l'abbiamo calcolato quando abbiamo dedotto il primo principio. Quindi al posto di B ci vado a mettere A piccolo rimane lì, al posto di B ci vado a mettere L grande fratto la radice quadrata di meno 2M per E, il tutto uguale a L grande su 2M. Giustamente la Clira dice A piccolo quant'era? A piccolo era meno G M grande M piccolo fratto 2E, quel che avevo scritto prima quando abbiamo dedotto che vi siete fidati la prima legge. Quindi adesso al posto di A ci vado a mettere quell'affare lì. Anzi, siccome voglio tutto in A, che è il semiasse maggiore, vuol dire che al posto di L2M
intanto LL vanno via. Ecco, qui dentro al posto di E ci vado a mettere E che ricavo da questa. Da questa E è uguale a meno G grande, M piccolo, fratto, questo è, 2A. Quindi adesso vado a mettere qui dentro e viene pi greco A fratto T grande per 1 fratto radice quadrata di meno 2m per E, che me lo sono dato a prendere adesso, meno G per M fratto 2A. Questa è algebra, diciamo, da prima, prima liceo. Seconda, visto che ci sono i radicali. Semplificando, siccome queste non mi servono, mi servono più, li tolgo. Semplificando, vado qui sopra, semplificando, ottengo pi greco A fratto il periodo per la radice quadrata di G M grande M piccolo al quadrato fratto A uguale 1 su 2m. Perché? Perché qui semplifico, meno meno fa più, 2 e 2 vanno via, m piccolo fa m grande, viene questa. Detto questo, elevando al quadrato ambi i membri, viene pi greco al quadrato, a al quadrato, fratto t al quadrato, per g, per m grande, per m piccolo al quadrato, fratto a, uguale 1 su 4 m quadro. M quadro sono nello stesso livello, si semplificano e viene, che pazienza, tolgo anche questo che adesso non mi servono più. Pi greco quadro a quadro fratto T quadro G grande fratto A uguale un quarto. In pratica l'ho scritto togliendo un po' di immondizia. A questo punto questo qui passa, dai, tolgo che tanto queste non mi servono più. Porto questo qui sopra e mi viene pi greco quadro a al cubo fratto t alla seconda g per m uguale un quarto. Ed infine t, lo giro perché normalmente si trova così nei testi, il quadrato, lo giro, il quadrato del periodo di rivoluzione fratto il semi asse maggiore dell'orbita è uguale a 4 pi greco alla seconda fratto g per m. E se guardate, questa è una costante k, perché pi greco è una costante, 4 è una costante, g è una costante universale, m è la massa del sole, che è una costante. Per cui, terza legge di Keplero, il quadrato del periodo di rivoluzione, 365 giorni, virgola, fratto, scusate, c'è un cubo da qualche parte, fratto il cubo, quello che vi dicevo all'inizio, queste strane potenze, che non ci vedo più, il quadrato del periodo fratto il cubo del semiasse maggiore dell'orbita,
Quindi il Sole mettiamo è qui, qui c'è la Terra, gira. Il quadrato dell'anno, quindi il tempo impiegato dal pianeta a fare un giro completo, fratto il cubo del semiasse maggiore, è uguale a un numero che è costante e che dipende dalla massa della stella. Questo è straordinario, perché oltre a essere costante questo rapporto, per cui se io misuro quanto dura un anno, so quant'è questa costante, trovo quant'è il semiasse maggiore, l'orbita terrestre, fanno così gli astronomi a calcolare le orbite, mica se vanno a misurare i birichini, usano le leggi, mica fanno le misure. Vabbè, poi ci sono quelli che fanno le misure e vanno a verificare se va tutto bene. A questo punto, se io cambio stella, questo cambia. Per cui, in un sistema stellare, per esempio il sistema solare, tutti i pianeti hanno questa medesima soddisfano questa medesima espressione. Cioè, per tutti i pianeti di quel sistema solare, questo rapporto è costante. Se cambio il sistema solare, non so, vado su Sirio, supposto che sia una stella singola, perché se sono stelle doppie o triple le cose poi qui vanno a finire male. Allora a questo punto cosa succede? Succede che l'unica cosa che cambia è questa, per cui periodi e semiassi maggiori vanno a raccordarsi nello stesso modo, secondo questo rapporto costante, per tutti i pianeti di quella stella. E questo è un risultato straordinario, che come vedete è una deduzione di risultati ricavati nei punti precedenti. E con questo le deduzioni delle tre leggi di Keplero, le quali il buon Keplero genialmente dedusse da tavole in cui erano rapportate posizioni e tempi, è raggiunto partendo da un principio più generale. E questo è un grande risultato nell'ambito della fisica, che dimostra la previsionabilità che hanno le teorie, cioè i concetti, i principi fondamentali, che sono in grado di prevedere miriadi di risultati che magari storicamente sono stati dimostrati a fatica partendo da considerazioni contingenti. Qui in fisica teorica si sale sempre la scala a gradini superiori, in modo da vedere tutto quello che c'è sotto in pochissime affermazioni. Oggi pomeriggio volevamo fare l'altro, la deduzione delle quattro equazioni di Maxwell e dell'equazione di Lorentz, che è molto più difficile di quello che abbiamo fatto stamattina, per cui, ma di molto, perché qui dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo entrare nel concetto di spazio-tempo, di metriche, di metrica di Minkowski, di principi di conservazione, di diciamo uguaglianza della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento inerziale. Dobbiamo cambiare completamente i paradigmi, ma sempre partire da una lagrangiana che sarà un po' diversa da quella. È molto più difficile e quindi direi di aggiornare il tutto a un successivo incontro, seminario intensivo per solo specifico lavoro sulla deduzione delle equazioni di Maxwell, perché dobbiamo metterci nell'ambito della teoria della relatività per dedurle, perché le equazioni di Maxwell sono automaticamente Lorentz invarianti, cioè soddisfano automaticamente i requisiti della teoria della relatività ristretta, che si è scoperto dopo questo fatto, perché Maxwell non lo sapeva, non lo poteva sapere. Anche Maxwell, come Keplero, è andato a vedere i risultati precedenti, li ha messi assieme, ha trovato quattro equazioni che descriveva tutti i fenomeni noti fino a lui, e quelle quattro equazioni prevedevano fenomeni ignoti, tipo la propagazione del campo attraverso onde elettromagnetiche, che era sconosciuta questa cosa. Bene, si è visto poi successivamente che tutto sta dentro al principio di minimazione ugualmente. E quindi chiudiamo e rimandiamo un'altra volta. Stacca pure, grazie per l'attenzione. Grazie a te. Alla prossima.